8 benefici di un cucchiaio di aceto di mele al giorno. Avete mai sentito parlare dei benefici di un cucchiaio di aceto di mele al giorno? Se non lo sapete, questo prodotto non è utile solo per condire l'insalata. Oggi vi parliamo dei benefici di un cucchiaio di aceto di mele al giorno. Prendete nota e bevetelo anche voi. La preparazione dell'aceto di mele. L'aceto di mele si prepara tramite un lungo processo di fermentazione di alcuni carboidrati come l'uva, le patate, le mele e la barbabietola. È un processo lento e lungo, il cui scopo è quello di preservare i componenti bioattivi come l'acido acetico, l'acido gallico, le catechine e l'acido caffeico. L'obiettivo è quello di assicurarsi che l'aceto di mele possieda proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Quando il tempo di fermentazione è lungo, l'aceto di mele sviluppa una sorta di ragnatela, che gli conferisce un aspetto torbido. Ciò nonostante, questo indica che è di buona qualità, l'ideale per essere assunto. Tuttavia, di solito viene filtrato e pastorizzato affinché il suo aspetto sia limpido come quello che siamo soliti comprare al supermercato. Questo significa che è l'ideale per ridurre l'acidità dell'organismo e favorire un ottimale stato di salute. Assumere un cucchiaio di aceto di mele, inoltre, aiuta a prevenire le malattie gravi come il cancro. Non dimenticate che una dieta ricca di grassi, sale e alimenti simili possono rendere acido il pH del corpo, fattore che favorisce la proliferazione di microorganismi nocivi. Assumere un cucchiaio di aceto di mele calma ed allevia i sintomi di una digestione lenta o pesante, flatulenze e distensione addominale. Riduce, inoltre, la sensazione di acidità e bruciore allo stomaco. È una buona idea assumere questo rimedio dopo un pasto pesante, per evitare che si presenti qualsiasi tipo di disturbo. Se, però, i problemi si sono già presentati, potete ridurne l'incidenza grazie all'aceto di mele. Tiene sotto controllo il diabete. L'acido acetico aiuta a ridurre i livelli di zuccheri nel sangue poiché evita la digestione completa degli idrati di carbonio complessi. Assumendo un cucchiaio di aceto di mele, si disattivano gli enzimi incaricati di scomporre gli idrati. In tal modo, si evita l'accumulo di glucosio nel sangue e i picchi dello stesso. L'aceto di mele contiene elevati livelli di acido clorogenico. Questo componente inibisce l'ossidazione del colesterolo cattivo, LDL, che si ripercuote su una migliore salute cardiovascolare. Se il vostro medico vi ha detto che i vostri livelli di colesterolo sono troppo alti, eliminate gli alimenti ricchi di grassi e cercare di assumere un cucchiaio di aceto di mele al giorno. Riduce la congestione nasale. L'effetto antibiotico dell'aceto di mele riduce il rischio di soffrire di infezioni. Inoltre, riduce il muco e libera i seni paranasali. Se non volete assumere un cucchiaio di aceto di mele tutti i giorni, dovreste provare questo rimedio quando siete influenzati. Di solito sono sufficienti 10 giorni per la completa guarigione. Se avete problemi di dolore o infiammazione alla gola, inoltre, l'aceto di mele ridurrà ed eliminerà il fastidio. Favorisce il rinnovamento della flora intestinale. Soffrite di stitichezza sporadica o cronica? In tal caso, dovete sapere che assumere un cucchiaio di aceto di mele eviterà che il problema persista. Al contrario di ciò che pensano molte persone, l'aceto di mele non causa acidità, poiché è un alimento alcalino. Avete sofferto di infezione o di calcoli ai reni? In tal caso, prendete in considerazione la possibilità di assumere un cucchiaio di aceto di mele la mattina. Non dimenticate di seguire i consigli del vostro medico e di bere acqua a sufficienza. Se decidete di bere acqua aromatizzata alla frutta, non aggiungete dolcificanti. Eliminate il sale dalla vostra dieta per un paio di settimane. Grazie a questi rimedi, in pochi giorni starete meglio. Favorisce la perdita di peso. Assieme ad una dieta sana e ad attività fisica, assumere 2 cucchiai di aceto di mele aiuta ad accelerare il metabolismo.
essendo ricca di vitamina B6 e lecitina, brucia i grassi che si accumulano nell'organismo a causa della cattiva alimentazione. Come assumere l'aceto di mele? Esistono due modi per assumere l'aceto di mele. Il primo consiste nel berne un cucchiaio. Se il sapore è troppo forte per il vostro palato, potete versare il cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d'acqua, fredda o tiepida.